Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Come da titolo, oggi andrò a sfidare il dominante finale, l'ultimo dominante che mi manca da sconfiggere, per avere così l'ultimo mount di Miraidon. Dunque, l'ultimo dominante che ci manca si trova proprio qui al lago Gran Caldero o Caldero o come volete chiamarlo. L'accento, sinceramente, non ho la minima idea di dove vada posto, ma andiamo a sfidare l'ultimo dominante e niente, qui mi pare che ho catturato bene o male tutto. Manca forse, ecco, qualche allenatore e qualche Pokémon più in là dentro il lago. Però ho catturato anche un Tatsugiri. E Tatsugiri è un nuovo tipo di Pokémon drago. È piccoletto, è un sushi così, e però è forte. E si trova a livello 50 in quest'area. Quindi proprio un Pokémon da endgame. Non vedo l'ora che Arctibax arrivi a 55 e così si evolve. O meglio, so che si evolve, ma non ho controllato a che livello si evolve. Credo che sia al 55 perché è un Pokémon drago. E tra l'altro drago ghiaccio, tipo fantastico. Ah, si evolve a 54! Non 55, ci siamo allora, vediamo un po' sta bella evoluzione. Oddio, Bax Calibur. Wow. Ha una spada piantata sulla schiena. Ma cioè, lui è l'Elsa praticamente. Lui è l'Elsa della spada. Bellissimo. Si mette a testa in giù e soffia un vento gelido dalla bocca per spingersi contro il nemico e trafiggerlo con la lama della sua cresta dorsale. Oh, che bello! Viene addirittura prima di Gimmicole. Spado in carica. Ok, vediamo che roba è. Ah, l'attacco che però subisci dall'avversario andrà sempre a segno, infliggendo il doppio dei danni. Mi fanno un iperraggio, mi aprono praticamente, anche se sono tipo drago. Ma gli levo riduttore. Sì, gli levo riduttore, dai. È comunque un attacco drago per finire l'avversario, magari quando gli mancano quei punti insulsi. Ne ha solo uno, proviamo spado in carica. Bello, fa effettivamente quello che dice. Ci siamo allora, dovrebbe contattarci Pepe a breve. Lago Gran Caldero. Io dico Caldero perché Calderone. Allora è sbagliato, allora dico Caldero. Sì, perché come la penso io è sbagliato sicuramente, quindi dico. È un Tatsugiri, eccolo qua, va. È il Pokémon Sushi lui. È bellino, eh. Davvero bellino, ce ne sono di diversi tipi. Che stanno appunto a simboleggiare diversi sushi. Eccolo, eccolo Pepe, grande. Maestro di vita. Ehi, Link, il dominante dell'inganno dovrebbe essere da qualche parte in quel lago. Però pare che nessuno l'abbia mai visto. Chissà che razza di aspetto spaventoso ha. Ma dai, come lo cerchiamo se non sappiamo nemmeno com'è fatto? Si presentasse almeno, potrebbe dirci: sono io il dominante, ci pensi? Pepe, i panini mi sa che ti fanno male, mangiane di meno, eh. È un consiglio che ti do da amico. Bene, allora avviciniamoci a nuoto. Oddio, Azumarill non mi dispiacerebbe catturarlo. C'è anche Dratini che non ho catturato. Insomma, un po' di Pokémon che non ho catturato, ma vabbè, tant'è. Ah, c'è anche Mismagius, ho visto della minimappa. Lui ce l'ha. Lo getti nell'acqua, bene. Oh, wow, Dredno. Diverso. Ma questa è la forma evoluta di Tatsugiri? No. Come Domi Domi? Aspetta. Dodò Sushi. Sushi shish. Che cosa? Sushi. È la forma evoluta di Tatsugiri. Però dice Domi Domi. Devo fidarmi? Io Domin. No, tu Defic. Avrei concluso la frase a Defic, no? Perché sai, non voglio essere troppo scurrile, ma. Dondoso. Ah, quello che, di cui si leggeva in Basculin, se non sbaglio. È tipo drago, ha la spada in carica? Ma si è mangiato il poverino lì. Non gli ha fatto niente? Gelo denti allora. Ok,
Ma non è tipo drago? No, voglio diminuirgli un attimo la salute e poi farlo attaccarlo con l'ultimo spadon carica. Perché se non lo batto mi apre poi. È fatta? Ok, fatta, meno male. E se ne va a cercare l'erbetta da mangiare. Sì, sì, mo ti raggiungo, aspetta un attimino, Sì, vabbè, intanto vai, bravo. Buonetto, buonetto, mo ti ricarico. Mamma mia, mi ha devastato. Ok, allora, dove... Ah, se ne va là, bene. Va, è tutta birra. Vediamo dove se ne va, va. Ciao. Ti seguo, eh. Cavolo, io ora voglio catturare un dondoso. Oh, che fai, scompari? Dove è venuto qua? Oh. È questo qui? Ah, sì, è questo. Ma ha distrutto quel povero Tatsugiri. Ma... non ho capito. Link, hai scavato il Pokémon dominante? Quello è il dominante dell'inganno. Un drago gigante. Non è un drago. No, aspetta, non è un Pokémon acquatico? È un po' strana la faccenda, Pepe. Mm? Si è mangiato un altro Tatsugiri. Il sushi è stato mangiato da quel grosso Pokémon dominante? Sarebbe questa la catena alimentare? Devo cambiare Pokémon però. Non ce la faccio a sconfiggerlo con il drago. Non gli fa niente il tipo drago. Mando Flamingo per prendere il corpo che arriva e poi dopo lo cambio. La catena alimentare mi ispira come poche altre cose. Pregusto già il sapore della vittoria. Gommone, poverino. Avanti Flamingo! Bella! Bella! Bravo! E poi Grident ha una difesa improponibile, porca miseria. Resiste come poche cose al mondo. Wow! Non gli faccio nulla, sarà ben oltre 50. Alta cucina. Scusami, che cos'era? Gli ha servito il sushi? Non mi faccio domande. Però serve del sushi che fa male. Wow, che botta. Bravissimo, Grident. Bravo. Se ne avesse fatto un altro anche prima, ora l'avremmo praticamente finita. Però è tipo drago? Ma Tatsugiri è tipo drago? Magari ora che se l'è mangiato col potenziamento... Ah, ma lui si è potenziato mangiando Tatsugiri? Boh, è strana, eh. Ok, penso che sia fatta se attacchiamo per primi. Ok. Bene. Ma, insomma. Quindi c'è qualcosa di strano col tipo drago. Mangiando Tatsugiri diventa tipo drago. Ce l'hai fatta, Link? Bene, ora che il dominante è stato sconfitto, tocca alla spezia nascosta. Che? No! Tatsugiri Revenge? Ma quello là non era stato mangiato? Anch'io do... Ma per favore! Parla! Oh, ha tutta l'aria di fare sul serio! Ah, e allora sì, amico mio. No, Drago Pulsar no. L'ho preso, spadon carico. Buono spadon carica. Mando un altro a prendere il colpo. Clough, ti voglio bene, ma
Deve sopravvivere Baxcalibur. Baxcalibur saprei anche che soprannome dargli. Però devo vedere se suona bene, perché un po' strano. Oh, Claw fa evitare l'attacco. Certo, un'onda anomala di fango che ti investe, lui evita l'attacco. Genio. Chissà se mi avesse missato anche se avessi tenuto in campo Baxcalibur. Bravissimo, attacca Grident, che io ti attacco e vi... Non ho perso nessuno, quindi. Mi è andata di lusso che a colpi che non mi ha fatto fuori Baxcalibur a primo turno. Buono. Quindi sto piccolo Susher è Pokémon dominante. Il dominante dell'inganno. Ecco qual era l'inganno. Oh, che bei livelli. E allora? Ora ci siamo. No, con tutte quante le scarpe in ammollo. Ma dai, ce l'abbiamo fatta, Link. Ma quindi erano quei due insieme a formare il dominante dell'inganno? A quanto pare sì. Quello piccolo è uscito da qui, perciò deve esserci una spezia nascosta. Andiamo, Link. Ma quindi Dondoso è semplicemente grande? Oppure lavorano in coppia? Dondoso è diventato gigante e Tatsugiri è rimasto piccolo. Potrebbe anche essere. Oh, l'ultima spezia trovata. Non vedevo l'ora. E quindi Pepe? La spezia nascosta pepata. Vediamo che dice il libro. La spezia nascosta pepata fa bene all'apparato circolatorio, aumenta il metabolismo. Aiuta il corpo a eliminare le tossine insieme a un bel po' di sudore. Peperoncino praticamente. Metto subito a preparare. Ma un peperoncino potente. Ecco, lì fa un po' di Street Fighter. E ya! Yeah, è fatta! Vediamo questo super panino. Pronti? Il panino speziato definitivo del tuo amico Pepe è servito. Salute garantita! Mangialo tenendo stretta questa medaglia, la prova della nostra amicizia. Yeah! C'è un drago. È bello. Quel panino emette fuoco. Io starei molto attento a consumarlo. Bella l'ultima medaglia. Mi piace. Eccolo qui. È immancabile. Come le tasse. Vuoi dare il panino a Miraidon? Certo. Ah, mangia qua. Via va. Così la finiamo almeno stavolta con la... Eccolo qui, fa un po' di impennata. Scalata, sì. Oh, la scalata, finalmente nulla potrà fermarmi. E adesso Amabostiff. Oh, cagnolone. Come va? Apri quegli occhietti, su Tatino, dai. Tieni Amabostiff, mangia questo. Tornerà in forma smagliante. Io e Link ce l'abbiamo messa tutta per trovarla. E giocheremo un sacco con la palla, vedrai, giocheremo tantissimo. Riprenditi. Mi basta questo. Fagli le coccole, Miraidon. Sei stato bravissimo. Sì, anch'io sono proprio felice.
Bella bella come scena. E quindi è guarito Mabostiff. Chi è Turum? Buongiorno Link, sono Turum. Pepe si è incazzato per un attimo. Era felice, ha cambiato sguardo. Sembra che Miradon abbia recuperato tutti i suoi poteri, tranne l'energia per lottare. Se il Pokémon si aggrappa a una parete quando gli sei in groppa, dovrebbe riuscire a scalarla. Buono. Anche lui è sorpreso. Davvero? Posso farlo? Sapevo che la scelta di affidarlo a te era giusta, Link. Sa, ma chi ti credi di essere? Questa voce. Pepe, sei tu? Ho cercato di contattarti per tutto questo tempo. Perché sei l'unico umano in grado di entrare nel laboratorio. Cosa? Accompagna Link al laboratorio del faro che si trova sul sentiero di Dosilla. Vi contatterò di nuovo quando sarete arrivati a destinazione. Dosilla è la casa. A casa nostra. C'è un laboratorio a casa nostra. Però sentiero, quindi. Ah, quando siamo al faro! Dove abbiamo incontrato Pepe che stava guardando dentro quella finestra. Sì. È lì allora. Forse lo sai già, ma lui è mio papà. Ha così tanto da fare il laboratorio che ormai non torna più a casa. Erano anni che non sentivo nemmeno la sua voce. È la prima volta che mi rivolge la parola dopo tutto questo tempo che fa. Mi tratta come suo servetto, ma dai! Non ci posso credere. Però tu e Miradon ci volete andare, no? Mi manda veramente in bestia, ma pazienza. Ti accompagno. Il laboratorio è nel faro che si trova lungo il sentiero di Dosilla. Sarebbe dove ci siamo visti la prima volta. Muoviamoci prima che cambi idea. Bene. Allora, i preparativi sono quasi ultimati. Mi mancano da sconfiggere due palestre. No, una palestra sola mi manca. E poi due del Team Star e ci siamo, la Lega poi. Sarà davvero lui? Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, Pepe sa qualcosa che noi non sappiamo. Sarà davvero lui cosa? Il nostro padre o noi come persona? Niente, non possiamo mai rientrarci qui. Voglio Dondoso, lo voglio. Vieni qui. Mentre lo catturo vi dico quello che penso. Allora, o Pepe sa qualcosa di del prescelto magari, no? Una specie di prescelto che dovremmo essere noi. Perché lo abbiamo aiutato a recuperare le spezie. È super efficace Alta Cucina, va bene. Però magari, forse dice che è il padre. Potrebbe dire che il padre non è suo padre veramente? Ma perché? Turum è Turum, ci ha contattato, ci parla. Forse. Non so cosa pensare a questo punto. Devo andare avanti e scoprirlo. Allora, o eviti di laggare. Perché sennò, amico mio, qua non ne usciamo più, eh. Mi raccomando, o catturalo o smettila perché sennò non ne usciamo. Barbiglio? Eccolo qua, pesce gattone, certo. È molto forte, ma non sembra essere particolarmente intelligente. Adora Tatsugiri che è con lui e lo considera il suo capo. Dov'è Tatsugiri? Se l'è mangiato già. Ad ogni modo, direi che per questo video è tutto. Me ne scappo via da qui. Bene, direi che per questo video è tutto. Nel prossimo andrò ad affrontare la divisione lotta del Team Star. Ho detto che l'avrei fatta prima, ma invece la faccio nel prossimo video. Ovviamente in descrizione, come sempre, vi ricordo che trovate tutti quanti i link utili. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye.